Black Friday oggi è l'occasione, insomma, per tornare a sottolineare quanto questa situazione purtroppo alle nostre spalle ha condizionato anche voi commercianti. Diciamo che lo direi più all'italiana, proprio un venerdì nero. Questo è veramente un venerdì nero perché si sperava che in questa settimana si potesse incrementare le vendite dei prodotti, dei servizi che offrono i commercianti della zona, ma purtroppo con la chiusura di questo storico edificio gli incassi sono scesi a picco. C'è qualcuno che ha dovuto ridurre l'orario di lavoro, è insomma abbastanza tragica. Ci aspettiamo che la provincia possa dare comunicazioni puntuali a commercianti e a genitori per sulla situazione, sulla timeline proprio dello stato dei lavori, dello stato delle indagini, dello stato della perizia e dello stato dei dissequestri. Cioè, farci sapere tutti, renderci davvero partecipi. In quanti in Piazza Dante rischiano purtroppo la chiusura di voi commercianti? Virtualmente la rischiano quasi tutti, virtualmente. Poi c'è chi stringe la cinghia, magari riduce magari l'orario di lavoro, c'è chi riduce l'orario di lavoro magari dei dipendenti, insomma sono diverse situazioni da valutare per tutte le attività che sono tante, diverse e diversificate. E purtroppo ad oggi ancora non sappiamo come andrà a finire il Delfico, purtroppo, e quello che dico è invece, spero che ci sia una risposta da parte delle istituzioni il prima possibile. Io quello che posso chiedere, posso dire, è che se si potesse spostare il sabato mattina il mercato qui a Piazza Dante, visto che tutto si svolge sempre a Piazza Martiri o nelle zone più, diciamo, centrali, sarebbe cosa buona e giusta, in quanto qui non c'è eventi pubblici, non ci sono mai. Almeno in questo momento, se si può pensare a qualcosa per aiutarci, per andare avanti, perché se no iniziamo a vedere buia la situazione e non sappiamo più come inventarci, ecco. È una situazione che voi appunto dal 2 ottobre state subendo anche tu direttamente con il bar. Con il bar, sì. Il calo la mattina purtroppo e poi ecco, è una zona che se dovesse chiudere definitivamente il Delfico non so tra quanti anni si potrà mai riprendere, perché già veniamo considerati una periferia tra virgolette di Teramo, ma è il centro. Quindi speriamo che ci siano delle risposte veloci, tempestive, perché Natale, adesso sì, c'è Natale, va bene, dopo che succede?